Buon pomeriggio amici telespettatori di S1 TV, buona domenica e buon campionato. Si ricomincia anche con la prima categoria da Fausto Varano e Sasà Iaperlo, oggi in trasferta a Chiaravalle Centrale per questo derby sentitissimo tra il Chiaravalle e l'US Girifalco. US Girifalco, ricordiamolo, è nata dalla fusione tra l'Euro Girifalco e la US dello scorso anno, che militava nella seconda categoria, e quest'anno si è finalmente decisi a Girifalco di fare un'unica società e di ripartire con il titolo della prima categoria, ovviamente per cercare di unificare le forze nella cittadina che, ricordiamolo sempre, ha avuto grandissimo pubblico, specialmente ogni volta che siamo stati a Girifalco abbiamo avuto l'opportunità di constatare questa situazione. Anche un buon pubblico e una buonissima tradizione, ovviamente, qui a Chiaravalle, che si ritrovano le due squadre in prima categoria. Il Chiaravalle l'anno scorso è riuscito a restare nella prima categoria, anzi ricordiamo che proprio lo scorso anno tra le due compagini c'è stata un po' di maretta, perché all'andata c'è stato qualche scontro di troppo, al ritorno il Chiaravalle aveva bisogno dei punti proprio per lottare per la zona salvezza. Alla fine è finita con un 1-1. Speriamo che quest'anno gli animi siano più calmi e più tranquilli. Siamo qui allo stadio di Chiaravalle, che in questi giorni è stato intitolato al compianto presidente Franco Maellare, della famiglia ormai dei Maellare, storica famiglia che con il calcio ha fatto sempre storia qui a Chiaravalle. Tant'è vero che ancora una volta un discendente della famiglia Peppe si trova nella dirigenza di Chiaravalle. Un minuto di raccoglimento che anche noi osserviamo. L'applauso accompagna le due squadre per questo minuto di raccoglimento. In settimana, saprete sicuramente, è venuto a mancare l'arbitro Luigi Agnolini, direttore di gara. Almeno nelle categorie superiori hanno arbitrato con una fascia nera al collo, e che effettivamente è stata una prima volta che abbiamo visto una cosa del genere. Qui mi pare che il signor Gigliotti di Cosenza non ha nessuna fascia al collo. Comunque si riparte, si comincia questa nuova andata di calcio di prima categoria. Siamo alla terza giornata. Il Chiaravalle fino adesso ha 3 punti, frutto della vittoria della prima giornata con il Pianopoli. Invece l'Euro Girifalco, chiedo scusa, ancora certe volte mi viene da chiamarlo Euro Girifalco, si trova a 0 punti. Le due sconfitte, quella della prima giornata in casa contro il Monasterace e quella di domenica scorsa a Campo Vaticano. E allora vediamo subito le formazioni. Il Chiaravalle nella classica maglia giallo-nera schiera dalla sinistra verso la destra: Guerrieri in porta, Mercurio, Borrelli, Lombardi, Ruffa, Carchedi, Gambino, Fulciniti, Iozzo Antonio, Marra e Rauti. Allenatore, ufficialmente, anche se in panchina, con il numero 20, Nicola Mantello, che effettivamente vediamo proprio nella postazione del tecnico. Porta in panchina: Mirarchi, Orazaniti, Macrillò, Stivala, Iozzo, Raffaele, Maida, Claudio, Andreacchio, Candiloro e lo stesso Nicola Mantello con il numero 20, probabilmente schierato anche come allenatore giocatore. L'US Girifalco schiera alla destra dei vostri teleschermi con la maglia bianco-azzurra: schiera Stranieri in porta, Palaia, Ferraina, Touré, Signorello, Vitaliano, Burdino, Vonella, Valerio, Vonella, Leonardo, Conidi, Domenico, Quirino. L'allenatore del signor Rondinelli. Porta in panchina: Zaccone, Sgrò, Migliaccio, Sciaban, Sorrentino, Canneto, Malang e Fodero. Per quanto riguarda il Chiaravalle, sappiamo che hanno la numerazione classica dal numero 1 al numero 20. Sapete che quest'anno
si possono portare in panchina fino a 9 giocatori, quindi complessivamente 20 in tutto. Invece per la squadra di Rondinelli c'è l'opportunità di avere una numerazione tutta personalizzata, come ormai ha definitivamente concordato e stabilito la Federazione Italiana Gioco Calcio, dando la possibilità alle compagini di personalizzare il numero e personalizzare la maglia di ogni giocatore, che rimarrà la stessa per tutto il campionato. Allora, vediamo subito le azioni che portano il Chiaravalle in fase di attacco. Abbiamo il numero 3, Borrelli, che serve in avanti, ecco lo stesso Borrelli, poi fermato, sempre con la palla in fallo laterale. Il servizio cercava di raggiungere il proprio compagno Rauti in fase di attacco, ma la palla finisce ancora una volta in fallo laterale. Vediamo la disposizione dei giocatori in campo. Dovrebbe essere un 4-3-3, quello di Mantello, formazione di casa, con Iozzo che fa la boa centrale a centro aria, e Rauti da una parte, Fucini dall'altra. Anzi, Fucini, attenzione che c'è subito il Chiaravalle con Iozzo che non riesce a tenere la palla proprio sul lancio del numero 7, Fucini, numero 7, Gambino, che aveva tentato di lanciarlo in area di rigore. E Chiaravalle ha avuto qualche movimento anche nella sua rosa, tra questi il più importante probabilmente il numero 6, Carchedi, che ha militato in campionati superiori e ha fatto una buona carriera calcistica. È stato proprio lui quello che ha regalato il gol della vittoria nella prima partita contro il San Calogero nel finale della partita. Allora, vediamo Chiaravalle, lancio in avanti per il numero 10, Marra, che assieme a Ghiozzo costituisce la fase offensiva appunto della squadra di Nicola Mantello. Tornano sia Marra che Rauti, diciamo, sulla linea di centrocampo nel momento in cui dovesse attaccare il girifalco, e quindi a quel punto diventa un 4-5-1, però chiaramente questi sono moduli ormai che non sono fissi, sono certamente variabili nel corso della stessa partita e nel corso in pratica a secondo della fase offensiva o difensiva. Carchedi mette giù, poi il pallone controllato da numero 4 Lombardi, e la palla, il gioco viene fermato da parte del signor Gigliotti, l'abbiamo detto, signor Gigliotti di Cosenza, l'arbitro di questa partita, il direttore di gara, facendo ripartire con un calcio di punizione il girifalco. Il lancio verso Quirino. Quirino si fa controbattere, si fa fermare, poi è ancora il Chiaravalle che gestisce il pallone nella fase difensiva. E Mercurio che cerca di liberare, però la palla arriva ancora a Quirino che subisce il fallo del numero 10 Marra. L'arbitro fischia il calcio di punizione a favore della squadra ospite. Un campionato di prima categoria, questo del girone C, che vede probabilmente le squadre regine avvantaggiate e che cercheranno di poter vincerlo questo campionato a due giornate di campionato. Abbiamo già il Monasterace a 6 punti e vedremo poi certamente come sarà lo svolgimento del campionato. Siamo ancora all'inizio certamente e quindi è difficile fare dei pronostici, anche se come dai rumors che si sentono in giro ci sono alcune partite, alcune squadre che effettivamente dovrebbero partire con i favori del pronostico. Magari è partito male quest'anno il San Calogero, però è stata la squadra che fino alla fine l'anno scorso ha conteso al Real Montepaone e Vigor Lamezia lo scettro di questo girone. Poi quest'anno probabilmente
è partito diversamente, ha avuto qualche difficoltà nell'impostare la squadra, però anche l'Atletico Maida, che viene dalla retrocessione, dalla promozione, è una squadra da accreditare certamente per quanto riguarda i favori del pronostico, anche se anche lì il direttore sportivo Zaccone ha cambiato molte cose. Ripeto comunque che alcune squadre certamente sono tra le favorite. Abbiamo un'altra squadra che è nata dall'unione della fascia ionica del Reggino, Mammola, che è diventato Vallata del Torbido, quindi anche lì cercano di fare le cose per bene. Però come si sa, in un campionato non è mai facile stabilire chi ha la meglio. Vediamo il calcio di punizione a favore del Chiaravalle, numero 8. Attenzione, c'è il tiro da parte del difensore del Chiaravalle, il numero 5 Ruffa, che si era trovato proprio in tu per tu col portiere, non ha colpito bene il pallone e Stranieri è riuscito a parare. Il calcio di punizione era di Fulciniti e aveva messo davvero una bellissima palla nel centro dell'area di rigore del Girifalco, e si vede proprio i piedi del difensore hanno avuto il riscontro sul calcio che il giocatore del Chiaravalle ha tentato di effettuare verso la porta del Girifalco. Ora ha colpito bene la palla e Stranieri è stato anche lesto a recuperare la stessa per poter parare. Subisce fallo Iozzo. Il calcio di punizione a favore del Chiaravalle, affidato sempre a Fulciniti. Fulciniti con il numero 8, il giocatore del Chiaravalle. Parlano Carchedi e Mercurio. Cerca di dare delle indicazioni l'esperto giocatore numero 6 del Chiaravalle, che è schierato nella linea della difesa appunto della squadra di casa. Ecco, si riparte ancora Fulciniti e la palla a metà strada tra Marra e un suo compagno, e poi il pallone arriva a Ruffa, che questa volta i piedi del difensore li sa utilizzare, e rinvia ancora Fulciniti per Mercurio in avanti per il proprio compagno che cercava di andarsene sulla fascia di destra. Si trattava del numero 4 Lombardi, e Mercurio con le mani a rimettere la palla in gioco. Ancora Fulciniti cerca di mettere la palla al centro, però viene contratto dalla difesa dell'Euro Girifalco. Quirino, chiedo scusa ancora una volta, mi viene sempre da dire Euro Girifalco, Girifalco. Comunque è una storia abbastanza lunga questa della squadra girifalcese, per cui non è certamente un demerito se a me scappa dire sempre qualche volta Euro Girifalco invece di dire US Girifalco. Non me ne vogliano gli amici di Girifalco. Vediamo la palla che va verso la fascia d'attacco della squadra ospite. Burdino riesce a guadagnare una rimessa. Vediamo se si tratta di una rimessa oppure di un calcio di punizione per il tocco di mano da parte di un giocatore del Chiaravalle. Sì, si tratta di questo effettivamente. E quindi Quirino a mettersi pronto per il calciare. Siamo già al decimo minuto del primo tempo, superato da 30 secondi, quindi nel corso dell'undicesimo minuto il Girifalco si affaccia dalle parti del portiere Guerrieri con questo calcio di punizione affidato ai piedi di Quirino. Movimento in aria, la palla sul secondo palo, nessuno riesce a prenderla e nemmeno il numero 6 Vitaliano, che si era trovato proprio sotto la porta, proprio a ridosso della linea bianca, della linea di porta di Guerrieri, e non è riuscito ad impattare la palla
leggermente più alta. Grande occasione questa per il Girifalco, che fa il paio con quella di poco fa del numero 5 Ruffa del Chiaravalle. Quindi due squadre che tentano di vincere la partita. Intanto il Chiaravalle, perché sicuramente giocando in casa vuole fare quei punti necessari per evitare di dover soffrire come è successo lo scorso anno. Il Girifalco perché vuole schiodarsi da quello zero in classifica, che certamente probabilmente dal loro punto di vista non merita. Ricordiamo che l'anno scorso la squadra di Girifalco, come Euro, in questo caso possiamo dirlo, ha conquistato il quinto posto in finale nella classifica, non gli è valsa la possibilità di poter fare i playoff. Attenzione, c'è il lancio verso Rauti che viene anticipato ancora una volta da Stranieri. Stavamo dicendo, non gli è valsa la possibilità di fare i playoff, perché c'era talmente tale il margine tra le prime tre che né Girifalco né Borgia hanno potuto fare appunto i playoff l'anno scorso, quarta e quinta le due squadre vicine. Touré ancora in avanti per il numero 7, poi è con il numero 14 Vonella Leonardo, lancio in avanti per Quirino. Quirino mette giù, contrato proprio da Carchevi, anzi da Mercurio. Tiro al volo bellissimo del numero 9, credo, sì, Conid, dovrebbe essere Conid Domenico sicuramente, anzi il numero 10 Conid Domenico, il gemello con Quirino. Manca Leonardo di Conidi quest'anno nel Girifalco, però sappiamo le potenzialità offensive che ha questa squadra. Quest'anno affidata a Rondinelli, mister Michele Cristoforo ha preferito quest'anno affidarsi al settore giovanile, a quello che si dice un under 18 molto ben messa, e ricomincia in pratica dalle zone basse degli anni di gioco per i calciatori. Quindi riparte il Girifalco. Palaia in avanti, la palla finisce in out, quindi la rimessa con le mani spetterà al Chiaravalle. Lombardi apre sulla fascia destra per Mercurio, che cercherà di mettere la palla al centro. Vediamo se serve sul primo. Sul secondo palo va a cercare Iozzo, che colpisce al volo di piatto, però la palla si alza. E in questo caso probabilmente il capitano avrebbe fatto meglio a battere direttamente di collo, senza cercare l'angolino alto alle spalle di Stranieri. Qui probabilmente una botta avrebbe avuto migliore fortuna. Comunque, bella l'azione da parte del Chiaravalle, manovrata con questo lancio lungo da parte di Mercurio a cercare sul secondo palo il capitano Antonio Iozzo. Ruffa si fa superare dall'avversario, dal numero 11 Quirino, poi in collaborazione con Carchedi riesce a recuperare e a rinviare, però ancora una volta c'è un po' di batte e ribatti a centrocampo. La squadra non riescono a costruire perché c'è una forte aggressività da parte dei due centrocampi, e quindi c'è questo fatto che si ha difficoltà a poter rilanciare la propria azione o a poterla impostare. Ci vuole una capacità nei piedi di poter liberarsi di un uomo, di poter servire un proprio compagno. Ecco il Girifalco con il lancio lungo che finisce nelle mani dell'attento Guerrieri, che esce al limite dell'area, conquista il pallone anticipando Conidi. Ancora lancio lungo, questa volta per Barra, chiedo scusa. Ecco ancora il numero 10, cerca di liberarsi in aria, poi tira la palla. Non so se è toccata, no, non è toccata, l'arbitro non vede nessun tocco da parte dei difensori del Girifalco e assegna la rimessa dal fondo a Stranieri, Roberto Stranieri, veterano portiere di questo Girifalco e delle squadre di Girifalco.
un gran portiere, davvero una sicurezza tra i pali, come se, ovviamente come tutti i portieri può capitare qualche volta la difficoltà, può capitare qualche volta l'errore, o meglio come si dice certe volte la papera, però fatto sta che Roberto Stranieri è un portiere che di sicuro affidamento e di sicura garanzia per quanto riguarda la squadra di mister Rondinelli. Riparte Signorello, attenzione, anzi era Vitaliano, chiedo scusa. Poi Vonella, Vincenzo, lancio lungo per Quirino che spazia, varia da una parte all'altra del fronte d'attacco del Girifalco. Poi è Marra che si porta in avanti, lancio falcata bellissima da parte del numero 10 del Chiaravalle. Iozzo ferma il pallone, viene atterrato da Touré, ha cercato proprio il fallo in maniera intelligente il capitano del Chiaravalle, probabilmente sapeva di essere con le spalle alla porta, aveva solo un uomo vicino, quindi il numero 10 Marra, e ha preferito guadagnare questo calcio di punizione facendo salire i propri compagni. Non sale Carchedi questa volta, oggi lo vediamo fermo invece come ultimo uomo del Chiaravalle, e batte ancora una volta Fulciniti. Ancora movimento in aria, al centro del dischetto e colpisce di testa questa volta Mercurio, il numero 2. Anche qui si era trovato tutto solo e la difesa del Girifalco deve darsi una regolata, perché è la seconda volta che da calcio piazzato la palla arriva a un giocatore tutto solo in area di rigore, e prima è stato il numero 5 Ruffa, adesso è il numero 2 Mercurio, che si sono trovati proprio nelle condizioni di battere a rete verso Stranieri e per poco non hanno indovinato lo specchio della porta. Nel primo caso è stato lento il tiro del numero 5 e Stranieri ha potuto parare, questa volta invece la palla è andata larga sulla sinistra di Stranieri, che questa volta probabilmente non avrebbe nulla potuto sul colpo di testa del difensore del Chiaravalle. 19° minuto in corso del primo tempo, 0-0 all'ex comunale Foresta, oggi stadio Franco Maellare di Chiaravalle, tra il Chiaravalle e il Girifalco. Due azioni bellissime per la squadra di casa, una anche per il Girifalco, che guarda caso in tutte e tre le situazioni si è trattato della possibilità per un difensore di segnare, di portare in vantaggio la propria squadra. Per quanto riguarda il Chiaravalle il numero 5 e il numero 2, per quanto riguarda il Girifalco il numero 6 Vitaliano, su un calcio di punizione di Quirino, Vitaliano non è arrivato di testa a colpire a ridosso della porta di Guerrieri. Iozzo cerca di liberarsi di Vitaliano, che però fa buona guardia, difficilmente superabile l'anziano, mi perdoni Vitaliano il nominativo, l'appellativo, ma è un giocatore che ormai ha fatto le sue primavere, però che diventa sempre uno dei più sicuri, dei più affidabili giocatori delle squadre di Girifalco, il capitano Signorello. Vitaliano, chiedo scusa, Signorello è con il numero 15, gioca più che altro a centrocampo. Riparte Chiaravalle, Marra, ancora il lancio per Ghiozzo che si fa vedere sulla fascia di destra, non tiene il pallone in campo Antonio Iozzo. Anche qui si parla di un giocatore che ha la sua esperienza, che ha avuto le sue opportunità, ha scelto sempre, quasi sempre, di giocare nella sua Chiaravalle, purtroppo ha avuto anche un po' la sfortuna di diversi infortuni che lo hanno certamente condizionato nel corso della sua carriera. Adesso anche a dover recuperare, a riniziare un campionato nuovo, probabilmente per il capitano ci vorrà tempo, deve entrare in condizione, deve recuperare la sua celeberrima, diciamo, capacità
di segnare. Tante volte ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra giallonera per risolvere partite delicatissime. E allora è ancora Vitaliano alla battuta per il calcio di punizione. In aria, rinvia questa volta Fulcinite di testa, Quirino viene a recuperare il pallone, la dà all'indietro, lontanissimo Stranieri, però preferisce giustamente ripartire dalla propria area di rigore piuttosto che rischiare di perdere un pallone qui a centrocampo che poteva diventare davvero pericoloso. Non controlla molto bene la palla, attenzione, il numero 15 Signorello, come dicevamo, che oggi fa all'esterno di sinistra della linea difensiva del Girifalco, affiancato da Vitaliano al centro e da Palaia sulla fascia di destra della propria ovviamente linea difensiva. Primo calcio d'angolo della partita assegnato alla Chiaravalle per questo rinvio oltre la linea di fondo di un difensore del Girifalco. Va a battere Fulciriti il numero 8, e questa volta sale Carchedi con il numero 6, si va a posizionare qui sul secondo palo, cercherà di disturbare anche Iozzo sul secondo palo, esce Stranieri, smanaccia il pallone, anticipa di quel tanto i giocatori del Chiaravalle. Questa volta è stato bravo davvero il portiere del Girifalco, chiedo scusa ancora, che pur dovendo calcolare male la traiettoria è stato capace di smanacciare la palla e di renderla non utilizzabile dai giocatori del Chiaravalle, che si erano trovati questa volta ancora una volta a ridosso della linea del dischetto del rigore, sul dischetto del rigore, per battere di testa verso la porta del Girifalco. La palla finisce in fallo laterale, la rimessa con le mani e con Ivi, quello che cerca di recuperare il pallone ma viene recuperata ancora dal Chiaravalle. C'è un po' di batte e ribatte, attenzione che c'è Domenico Conidi tutto solo e rete, c'è il gol di Domenico Conidi al 24esimo del primo tempo. Una leggerezza da parte della difesa del Chiaravalle, che si è fatta trovare scoperta dalla ripartenza di Conidi. E sappiamo, se abbiamo tessuto le lodi e gli elogi per Iozzo da parte di Chiaravalle, certamente non possiamo non ricordare la bravura, e lo abbiamo anche fatto prima, di Conidi, che con Leonardo e Quirino sono un trio di attacco davvero spettacoloso per questa categoria. È stato bravissimo Conidi questa volta. Attenzione Chiozzo, subito il tiro leggermente alto, la palla dall'illusione del gol però batte sulla linea esterna sopra la traversa e ritorna toccando la rete, però non è il gol del pareggio ma è solo un'illusione. Dicevamo di Conidi, che tutto solo si è involato sulla fascia di destra, ha guardato l'uscita del portiere e di sinistro lo ha battuto nell'angolino opposto, proprio non consentendo proprio a Guerrieri la possibilità di intervenire a prendere questo pallone. Davvero un gran bel gol quello del Girifalco. Attenzione, ecco il tiro ancora una volta. È subito bella la reazione del Chiaravalle, che non ci sta certamente a subire questo svantaggio. Fino adesso sono stati gli uomini di casa ad avere certamente di più il pallino in mano. Ecco, e adesso riparte il numero 3 Ferraina per quanto riguarda il Girifalco. Dicevamo, c'è stata magari un possesso palla più accentuato da parte del Chiaravalle, qualche ripartenza in più del Girifalco, qualche azione in aria del Girifalco proprio fallita dai difensori del Chiaravalle, e poi quando meno te lo aspetti probabilmente la capacità, la bravura di infilarsi tra le linee avversarie di giocatori del calibro di Quirino e di Conidi, e hanno consentito al Girifalco di colpire al 24esimo
del primo tempo con questo gol che porta il Girifalco in vantaggio. Adesso è ancora la squadra ospite a gestire il pallone con questo calcio di punizione, con il numero 11 ancora Quirino e il numero 8 Valerio Vonella. Vediamo la battuta, e Quirino che va verso la porta, stavolta il tiro è alto, non è ben calibrato e si perde sopra la traversa della porta difesa da Guerrieri. Guerrieri che obiettivamente, dobbiamo dire la verità, nulla poteva certamente sul tiro angolatissimo e proprio all'angolino basso alla destra del portiere, alla sinistra del tiratore che ha effettuato il tiro. Touré di testa, Mercurio non benissimo questo controllo, lascia la palla in fallo laterale Quirino. Viene alla battuta il numero 3 Ferraina. Indietro ancora per Signorello, Signorello lì dietro ancora per Stranieri. Si apre sulla destra Palaia, la palla invece Stranieri la gestisce ancora con i piedi e la lancia lunga in avanti per un inserimento eventuale. Attenzione, c'è il numero 14 che è Leonardo Vonella che cerca di recuperare questo pallone. Non abbiamo capito benissimo cosa ha fatto. Cosa ha fatto Carchedi? Si è fermato Carchedi, si è accorto del pallone che vagava in quella zona del campo e si è fatto rubare il pallone ancora una volta da Domenico, anzi credo che sia stato Quirino questa volta a battere a rete, perché ha recuperato questo pallone. 28esimo in corso, quindi 29esimo, 2-0, un 1-2 micidiale quello del Girifalco, con un Chiaravalle in bambola. Eppure dobbiamo dire onestamente che era stato bravo, lesto il Chiaravalle a rispondere al vantaggio della squadra ospite. Aveva avuto due belle ripartenze e due tiri importanti per quanto riguarda la squadra in maglia giallonera, ma poi questa davvero dormita da parte dell'esperto Carchedi. Abbiamo visto che si è ritrovato il pallone tra i piedi, non sapeva cosa farne e se l'è fatto rubare da Quirino, che se n'è andato e ha battuto ancora una volta nello stesso angolino di prima il portiere Guerrieri, che certamente quando ti si presenta in questa posizione, dalla stessa posizione di prima di Conidi, con la stessa battuta certamente nulla può, o anzi poco può certamente il portiere di casa a bloccare, a recuperare, a parare questi tiri davvero messi proprio con il bilancino in quell'angolino alla destra di Guerrieri. Adesso il rilancio lungo, si perde in fallo laterale a ridosso della linea difensiva del Girifalco. È un po', chiamiamola, diciamo così, una partita strana, perché il Chiaravalle fa i movimenti, fa la gara, tiene la palla di più, cerca di partire con azioni manovrate, poi invece il Girifalco con un paio di lanci a cercare questi due che sono davvero letali come giocatori. Attenzione, ancora c'è Marra che recupera un pallone, vediamo di si porta in avanti, tira, e il tiro però questa volta Stranieri, come dicevamo, non è uno che si fa uccellare facilmente dalla lunga distanza e recupera il pallone. Valerio Vonella all'indietro per Palaia, ancora sbaglia questa volta il numero 7 Burdino. Ancora il Chiaravalle a recuperare il pallone, bravo questa volta Palaia a recuperare. Attenzione che tentava l'1-2 con
Fulcini Tigliozzo, anzi era con il numero 7 Gambino, e poi c'è il fallo subito da Rauti, anzi da Lombardi, e c'è il calcio di punizione a favore della squadra di casa. Chiaravalle che deve reagire, deve cercare di accorciare le distanze per evitare che poi il Girifalco possa giostrare nel suo terreno migliore, cioè quello delle ripartenze, quello dei contropiede, con due giocatori come Quirino e con Idi Leonardo rischierebbe davvero tantissimo la squadra di Nicola Mantello. Rauti con il sinistro, Fulciniti mette giù all'indietro per Lombardi, che non si accorge che non c'è nessuno proprio in quella zona del campo. C'è qualche incertezza, qualche imprecisione nel trovarsi tra i giocatori del Chiaravalle, lo abbiamo notato poco fa per esempio con quell'azione tra Iozzo e Marra, che Iozzo aveva l'intenzione di mandarlo in area di rigore sulla fascia di sinistra, invece non lo ha capito il compagno e l'azione si è persa. Touré, Palaia, lancio lungo per Conidi che non riesce a raccogliere il pallone bene, anzi lo manda all'indietro, Burdino poi non lo controlla in maniera decisa. Palaia lascia scorrere la palla per Iozzo, che cerca di recuperare un calcio d'angolo, invece è solo una ripesa con le mani. 33esimo del primo tempo al Franco Maellare di Chiaravalle, 2-0 per il Girifalco in trasferta, un 1-2 micidiale al 24esimo e al 29esimo con i gemelli del gol, come li abbiamo spesso e volentieri definiti, Conidi, Domenico e Quirino. Adesso è ancora il Chiaravalle che cerca di recuperare l'esperto. Attenzione, la palla, la posizione era fuori gioco da parte di Marra, ma non sono molto convinto di questo fuori gioco, perché non so se l'ha lasciato scorrere il numero 6 Vitaliano o se l'ha toccata, perché se dovesse essere così probabilmente lo ha rimesso in gioco. No, l'arbitro dice che non è questo, dialogo con Iozzo che non protesta, quindi bello questo atteggiamento da parte anche dei giocatori del Chiaravalle, che pur essendo in svantaggio si sono visti annullare. Questo forse era fuori gioco, questo forse era fuori gioco, ma attenzione, c'è il gol. Vediamo, Iozzo ha segnato, c'è qualche tafferuglio perché i giocatori del Chiaravalle probabilmente volevano recuperare subito il pallone. Comunque mi dà l'impressione che l'arbitro ha segnato il gol. 35esimo, Iozzo con un pallonetto sul portiere Stranieri. Io obiettivamente devo dire la verità, ho avuto l'impressione che partisse leggermente al di là dei difensori del Girifalco, però ovviamente la nostra posizione non è certamente in linea, e poi ricordiamolo, nella prima categoria i direttori di gara sono senza assistenti di linea, quindi ci può stare che non si veda un fuorigioco, come poco fa per esempio io avevo l'impressione che il gol di Marra fosse buono perché c'era stato un tocco da parte di un giocatore del Girifalco. Così non è stato, ma abbiamo due occasioni, una vicino all'altra. Nella prima occasione Marra era andato in gol e il gol era stato annullato per posizione irregolare, e un attimo dopo invece la partenza di Iozzo ha superato i giocatori e i difensori del Girifalco e ha portato il risultato sull'1-2. Quindi, come dicevo io prima, certamente se il Chiaravalle vuole rientrare in partita deve trovare subito un gol per potersi rimettere in carreggiata. Borrelli portare il pallone in avanti,
Poi c'è il fallo visto dal direttore di gara, il signor Gigliotti di Cosenza, di Touré ai danni del giocatore del Chiaravalle, e ordina un calcio piazzato, un calcio di punizione. Carchedi, lancio lungo a cercare ancora una volta, questa volta Rauti. Rauti si decentra, non controlla bene la palla e poi guadagna un calcio d'angolo. È andato a batterlo proprio quando la palla era sulla linea bianca di fondo, ha aspettato proprio fino alla fine e poi la difesa del Girifalco è stata capace a ribattere. Calcio d'angolo ancora dalla sinistra, lancio questa volta, attenzione, Mergurio, parata, paratissima di Stranieri, davvero un grande intervento da parte del portiere del Girifalco. Attessevamo le lodi poco fa, proprio la sua capacità, la sua bravura, dotato di un istinto meraviglioso il portiere del Girifalco a prendere questo tiro davvero bellissimo, questa volta di Mercurio, che non aspettava altro che finire in fondo al sacco. Lo ha evitato Stranieri con questo riflesso importantissimo per tenere la sua squadra ancora in vantaggio, ma dicevamo, il Chiaravalle non ci sta a perderla questa partita. Aveva reagito bene dopo il primo gol, poi ha subito il secondo gol, adesso è rientrato in partita e sta avendo le occasioni anche per ribaltare, o anzi per intanto recuperare il risultato. Ferraina per Quirino, Quirino fermato da Mercurio, commette fallo il numero 11 del Girifalco, dice il direttore di gara. La palla poi arriva a Marra, Marra ancora per Iozzo, Iozzo ancora per Mercurio che si proietta in avanti sulla faccia di destra, cerca di mettere il pallone al centro, lo fa, ma poi il numero 7 a questo punto, Burdino, manda in calcio d'angolo, terzo tiro dalla bandierina per la squadra di casa, che adesso sta accentuando un po' il forcing per cercare di finire questa prima parte di gara possibilmente sul pareggio. Ancora Fulcinetti dalla bandierina, movimento in aria, Iozzo stranamente si decentra, aspetta la palla sul secondo palo, casomai aspetta una eventuale ribattuta, eccolo che va a prenderla, la palla è toccata da Stranieri, finisce ancora oltre la linea di fondo, ancora calcio d'angolo, quarto tiro dalla bandierina, Iozzo direttamente per Rauti che poi gliela restituisce, Iozzo viene ribattuto, poi Rauti recupera il pallone, cade, non c'è, dice il direttore di gara, nessun fallo, anche perché poi oltretutto si trattava fuori dall'area di rigore, e adesso c'è la posizione irregolare di tre giocatori del Chiaravalle, esattamente Rauti, Iozzo e Marra, e quindi calcio di punizione a favore degli ospiti. Rallenta il gioco Stranieri, cerca di far ripartire la sua squadra. Palaia sulla destra, viene ribattuto il suo passaggio, poi il lancio ancora Iozzo, questa volta l'arbitro questa volta lo vede e questa volta probabilmente Iozzo, anche se si lamenta, ma obiettivamente era leggermente al di là degli ultimi difensori. È un po' la fotocopia del gol dell'accorciamento delle distanze tra il Chiaravalle e il Girifalco. Touré è ancora il numero 7 del Girifalco, Burdino, che viene contratto, la palla in aria, si Touré cerca di mettere al centro, questa volta la palla è troppo sul portiere e quindi finisce tra le mani di Garrieri. Mercurio fermato, la palla viene tenuta in campo da Ferraina, sì, è giusto, non c'è da protestare in questi casi, anche se chiaramente c'è il giocatore che tenta, ma Carchedi oggi mi sta deludendo, sta facendo degli interventi davvero fuori da quelle che erano le mie conoscenze di questo giocatore, un giocatore che ha sempre dato l'anima per le proprie squadre, che ha sempre giocato in maniera convinta, addirittura certe volte, forse alcune volte anche sopra le righe. Attenzione, Iozzo ancora una volta, lancio, cercava di servire
anzi era Marra che cercava di servire Iozzo, al contrario, ancora una volta Lombardi sulla faccia di destra, mette al centro Iozzo, la mette giù, tira ancora Iozzo, ribatte verso la porta e libera a quel punto Burdino con la ribattuta ancora una volta di Stranieri sulla linea laterale, sulla linea di porta, cioè. E ancora la squadra di casa a fare l'azione, ma la palla questa volta è troppo sul portiere. Stranieri se ne impossessa, si ferma, rallenta la ripartenza e cerca di mettere ordine tra le fila della sua squadra. Adesso rimette Stranieri con il lancio lungo di sinistro a cercare uno dei tre attaccanti, esattamente quello che era al centro, che è Vonella Leonardo, il numero 14. Rauti non ha un buon controllo, poi riesce a recuperare il pallone ancora una volta all'indietro per il numero 5 Ruffa. Touré con un tunnel, apre verso Conidi che mette al centro, Touré di testa non raggiunge il pallone e questa volta è ancora Mercurio a metterci una pezza, perché la palla poteva arrivare dall'altra parte a Quirino che era tutto solo sulla fascia di sinistra. Palla lanciata ancora per Domenico Conidi che questa volta viene pescato in fuorigioco. Siamo sul finire di questo primo tempo, mancano 2 minuti più recupero, siamo nel corso del 43esimo, vedremo se il direttore di gara deciderà di segnare qualche cosa come recupero. Non ci sono state grandi perdite di tempo, eccetto l'infortunio a Ghiozzo dopo il gol del 2-1, peraltro mi pare che si è giocato costantemente a pallone, ci sono state soltanto le interruzioni per le palle che sono uscite fuori dal campo, ma interruzioni vere e proprie non ce ne sono state. Vedremo se l'arbitro sarà dello stesso parere. Intanto Mercurio con la rimessa con le mani, ancora per Ghiozzo, Ferraina questa volta va a disturbare il centravanti, lo butta giù, fa poco Ferraina, certamente ha paura della bravura e della capacità di Ghiozzo, cerca di francobollarlo in tutti i modi. Adesso c'è ancora un calcio d'angolo, il quinto questa volta dalla destra della linea d'attacco del Chiaravalle, ancora Fucciriti sul pallone, vediamo Rauti sulla linea dell'out, ancora un calcio d'angolo, poi la ribattuta su Quirino, il calcio di punizione, la spinta degli attaccanti del Chiaravalle, quindi la ripresa sarà affidata al calcio di punizione per il Girifalco. Quarantaquattresimo, Ferraina da Signorello per il numero 8 Valerio Vonella, Palaia, Burdino fermato, poi recupera il pallone Touré sul numero 7 Gambino, lancio in avanti ancora per Marra che mette giù, cerca di tirare al volo per un attimo a questa intenzione, poi invece si porta la palla in avanti e viene francobollato, questa volta è fermato ancora una volta da Ferraina. Mercurio con la palla tra le mani per Marra, ancora all'indietro per Mercurio, vediamo se metterà lo stesso pallone buono come fino adesso ha sempre fatto, stavolta Stranieri chiama la palla, si rimpossessa e fa uscire tutti dalla propria area di rigore. 45esimo coccato in questo momento, il direttore di gara probabilmente no, non è col fischietto in bocca, non ha intenzione di chiudere questa prima frazione di gioco, lascia giocare ancora Marra. Eccolo, da me viene, no, non c'è fallo, dice il direttore di gara. Poi c'è il rinvio da parte di Palaia che per un attimo si fa contrarre da Rauti e c'è il fallo poi del giocatore numero 11 del Chiaravalle nei confronti del giocatore Palaia del Girifalco. Calcio di punizione per una delle ultime probabilmente occasioni e azione di gioco di questo primo tempo tra
il Chiaravalle e il Girifalco, con la squadra ospite in vantaggio per 2-1. E finisce qui il primo tempo, esattamente un minuto di recupero, ha segnato il signor Gigliotti di Cosenza. Dicevamo 2-1 in trasferta per il Girifalco nei confronti del Chiaravalle. Le reti al 24esimo Conidi Domenico, al 29esimo Quirino per la doppietta, l'1-2 della squadra ospite, e poi al 35esimo Iozzo, capitano Antonio Iozzo, per quanto riguarda il Chiaravalle. Finisce qui questa prima parte di gara, ci risentiremo amici telespettatori per il secondo tempo. Ecco le squadre schierate al centrocampo, attendono che l'arbitro torni dal controllo delle reti delle due porte. Ha effettuato quella prima alla nostra sinistra, quella di Stranieri del Girifalco, ora è andata a controllare quella del Chiaravalle, si prepara per fischiare l'inizio di questo secondo tempo. Eccolo che è partito in questo momento, ricordiamo alla fine dei primi 45 minuti il Girifalco è in vantaggio qui a Chiaravalle per 2-1 con le reti del inquadrato in questo momento Conidi per l'1-0, poi Quirino per il secondo gol, e dopodiché Iozzo ha accorciato le distanze al esattamente 35esimo del primo tempo. I gol del Girifalco sono stati al 24esimo e al 29esimo, un 1-2 infrabezzato da diverse occasioni, specialmente per il Chiaravalle in area di rigore, che non sono riusciti i giocatori appunto della squadra di casa a mettere alle spalle di Stranieri. Avevano avuto occasioni proprio a tu per tu proprio con il portiere ospite, e alla fine poi si sono fatti trovare impreparati da due ripartenze bellissime sulla destra dalla stessa posizione, una volta di Leonardo Conidi e un'altra volta da Quirino, che nello stesso angolo alla destra del portiere del Chiaravalle Guerrieri hanno portato sul doppio vantaggio la squadra di Rondinelli. Il Chiaravalle ha reagito abbastanza bene sia sull'1-0, che poi aveva avuto queste due occasioni, dicevamo, in area di rigore, poi invece ha subito il secondo gol, e poi in pratica Iozzo con due azioni abbastanza fotocopie, entrambe secondo me in fuorigioco, è riuscito ad accorciare le distanze, mentre un attimo prima invece c'era stato il gol annullato a Marra, forse proprio quello invece era quello più regolare da parte della squadra di Nicola Mantello. Comunque, fatto sta che nel secondo tempo siamo sull'1-2, le formazioni sono le stesse del primo tempo, non ci sono state sostituzioni, vedremo poi nel corso del secondo tempo. Sapete che ormai in tutti i campionati sono previste ben 5 sostituzioni, quindi assisteremo alla girandola appunto dei cambi nel corso di questi secondi 45 minuti, anche per dare spazio e per far respirare i giocatori, o per variazioni tattiche che i due allenatori reputeranno doversi fare. Touré oggi sta giocando abbastanza bene, sta riuscendo a controllare il pallone. Attenzione al tiro da parte del numero 7 del Chiaravalle, Gambino,
la palla si alza sopra la traversa, non è stato contratto a dovere il giocatore del, in maglia giallonera, però la palla si è alzata proprio alta sopra la traversa. Burdino per il Girifalco, lascia Conidi che si vede fermare in fallo laterale. Ancora Burdino con la palla tra le mani, a lanciare ancora Bonella Leonardo. Attenzione al numero 10 del Girifalco che tentava di lanciare il gemello Quirino, ma alla palla controllata dai giocatori del Chiaravalle, poi finisce in fallo laterale. Vediamo, comincia allora la girandola delle sostituzioni, come avevamo detto prima. Entra il numero 20 Chaban. Siamo al quinto del secondo tempo, esce il numero 14, esattamente Bonella Leonardo, ed entra il numero 20 Chaban. Va a sistemarsi nella fase di attacco, prende la stessa posizione che aveva il giovane giocatore uscito in questo momento, quindi resta a 3 la linea d'attacco del Girifalco, con Conidi a destra, Chaban adesso al centro e Quirino a sinistra. Borrelli, il lancio per Fulciniti in avanti per Gambino e poi Lotto Fulciniti, chiedo scusa, ma c'è il fallo questa volta del numero 6 Carchedi. Vediamo se mi pare che l'arbitro abbia intenzione. Sì, ha estratto il cartellino giallo, quindi ha ammonito Carchedi all'inizio del secondo tempo. Indolente oggi questo giocatore, ripetiamo, prima si è messo a discutere se c'era con l'arbitro, se c'era fallo, e poi alla fine si è fatto rubare la palla da Quirino per il 2-0. Vediamo un'altra sostituzione. È pronto il numero 18 del Chiaravalle. Siamo al sesto del secondo tempo. Entra il numero 18 Andreacchio ed esce il numero 8 Fulciniti. Mi è sembrato che Fulciniti avesse fatto una buona gara, un buon primo tempo, vabbè, che si è limitato più che altro ai calci piazzati, agli angoli oppure ai calci di punizione. Mantello ha reputato opportuno sostituirlo con questo numero 18 Andreacchio. Due sostituzioni, una per parte, al quinto e al sesto. Vediamo il calcio di punizione di Quirino, lancia Guerrieri di pugno, rinvia, poi Touré non colpisce bene il pallone che si alza sopra la traversa. Gambino subisce il fallo di Touré, tentava di saltare di testa, è stato anticipato dal numero 7, lo ha colpito sullo slancio. Carchedi probabilmente chiede l'ammonizione per il numero 16, come era successo poco fa per lui dall'altra parte. L'arbitro si dà per inteso, continua Carchedi a parlare con il signor Gigliotti di Cosenza. Peppe Maellare, che in questi casi fa la parte del messaggiatore, lo dicevamo, la famiglia
sempre presente con il calcio qui a Chiaravalle, il campo intitolato al compianto papà Franco. Con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare anche nei primi anni, quando il Soverato Frama, allora chiamato, giocava al Baldassarre Sinopoli e con l'altro compianto, con suocero proprio di Franco Ciacera, Pino Ciacera, c'erano gran bei tempi. Giustamente chi vi parla non è di primo pelo, e quindi però ci fa piacere ricordare queste belle persone che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere nel corso della nostra vita. Attenzione, il lancio e il cross di Borrelli, poi il pallone è rilanciato in aria per il numero 20, come abbiamo detto, Chaban, che è entrato nel secondo tempo. Si destreggia molto bene, appunto, il giocatore di colore, ne butta a terra un paio, alla fin fine subisce fallo, dice il direttore di gara, ma certo che con la voglia di fare del numero 20 della Girifalco, c'è stato prima un fallo su Carchedi, ancora continua a protestare Carchedi, e invece dovrebbe cercare di riorganizzare la propria linea difensiva, perché ha certamente sulla sua coscienza il gol del 2-0 del Girifalco. Capitan Vitaliano alla battuta lunga in aria per Touré, questa, anzi no, per Chaban, la palla recuperata dal numero 8 Vonella Valerio, fermato, fallo ancora, calcio di punizione per il Girifalco, che tiene la palla lontana dalla propria area di rigore. Un po' stiamo assistendo alla fotocopia del primo tempo, quando si giocava molto di più su questa fascia di destra, su questa metà campo di destra. Quella volta nel primo tempo era ovviamente il Chiaravalle a fare il gioco, adesso nel secondo tempo sta ricominciando un pochettino più attaccante il Girifalco. Quirino, Quirino al lancio in area di rigore, vediamo sul primo palo, traversa e poi di spalle Guerrieri manda la palla in calcio d'angolo. Ha rischiato tantissimo il portiere del Chiaravalle, perché è stato fortunato che sul rimpallo la palla che è andata a sbattergli sulla schiena poi ha avuto una traiettoria sul fondo e non è andata in porta. Davvero, davvero un gran bel calcio di punizione quello di Quirino. Adesso l'angolo, il primo per il Girifalco, la palla ancora al centro dell'area con Burdino, Touré. Ancora angolo, dice il direttore di gara, secondo angolo consecutivo. Nel primo tempo non ne aveva battuto il Girifalco. C'è un po' di maretta in area di rigore con Touré che viene allontanato dai giocatori, sia di Chiaravalle che di Girifalco, per evitare discussioni. Non vorremmo assistere giustamente a queste situazioni perché ricordiamo. Vorremmo, anzi, e lo vogliamo, lo diciamo chiaramente, che le partite di calcio si giocano solo dal punto di vista agonistico della gara. E siccome l'anno scorso, ripetiamolo, c'è stata qua un po' di baretta tra le due squadre, speriamo che quest'anno tutto vada per il meglio. Poi c'è l'arbitro, fermo il gioco, forse probabilmente fallo di confusione, come si dice in questi casi, ha trovato un fuorigioco per quanto riguarda la squadra di attacco del Girifalco. Seconda sostituzione per il Chiaravalle, siamo al 13° del secondo tempo, entra il numero 14, Macrillò, vediamo chi esce. Ancora non dà l'ok il direttore di gara, niente, non sono pronti, eccolo. È pronto in questo momento. Esce Rauti, se non vado errato. Entra Macrillò al posto del numero 11, Rauti. Vediamo Macrillò, se non, ecco, ricordo bene, è stato l'autore del
gol, del primo gol contro il Pianopoli. Poi abbiamo detto è stato Carchedi a portare i 3 punti alla squadra di casa. Eccolo proprio Macrillò che prende il primo pallone, cerca di districarsi, ma anda all'indietro. Poi c'è l'errore, vediamo se la palla è stata toccata, sì, da un giocatore del Girifalco, ed è Borrelli con la palla tra le mani per la ripresa, sempre Macrillò, va a toccare il giocatore Carchedi, no, scusa, Burdino, che si libera bene in mezzo a 3 uomini. Poi la palla si perde tra le braccia di Garrieri, che la consegna a Ruffa. Ruffa per Borrelli, controllato ancora da Conidi, palla in out, sempre rimessa con le mani, non riesce a sviluppare l'azione di attacco il Chiaravalle. Ottime le coperture da parte dei giocatori del Girifalco. Chaban, Conidi, Touré, Conidi però palla lunga, non riesce a raccoglierla il numero 10 del Girifalco, e ancora non ci schiodiamo da questa zona del campo con tante rimesse con le mani, e il Chiaravalle non riesce a lanciare in avanti i propri attaccanti. Giozzo anticipato da Ferraina, poi è Mercurio, Mercurio in avanti per Marra, Marra sulla fascia di destra, gioco di gambe alla Ronaldo, come potremmo dire, è bravo a tenere ancora la palla. Attenzione, colpo di testa proprio ancora del giocatore del Chiaravalle Lombardi, e la palla finisce tra le braccia di Stranieri, un giocatore a terra in area di rigore del Girifalco. È proprio un giocatore del Girifalco che si rialza. Segnata, fatta battere da Iozzo, che la restituisce a Stranieri. Lungo il rilancio, Carchedi di testa, anticipa tutti, però sulla palla si avventa Conidi, che preferisce ripartire dalla rimessa con le mani. Burdino attende che gli venga recapitato il pallone, eccolo a servire Vonella, tiro e rete! Grande papera, scusateci il termine, non ce ne voglia il buon Garrieri. Sedicesimo del secondo tempo. Sedicesimo del secondo tempo. Vonella, Valerio. Con un tiro dalla lunga distanza coglie il 7 della traversa, la palla proprio a ridosso della traversa, però Garrieri non si presenta bene, non mette le mani nella posizione giusta, ideale, tenta un'eventuale parata a mani aperte, viene proprio buggerato dal tiro del numero 8 del Girifalco. E davvero in questo caso dobbiamo dire che onestamente il Chiaravalle sta davvero sbagliando tanto e sta regalando almeno 2 dei 3 gol che ha. Attenzione che c'è qualche cosa che non funziona. Carchedi è andato a discutere con qualcuno, non so se. Non vorrei che è stato espulso Carchedi. Credo di sì. C'è stata una. No, no, si mette in posizione. Adesso vediamo se aspetta che venga battuto il calcio di punizione. Ma io ho l'impressione che Carchedi è stato espulso, perché c'è stato un po' di qualche spinta nella zona dove è stato assegnato il calcio di punizione a favore del. Eccolo, cartellino rosso.
Non so se è rosso diretto o doppia ammonizione, ma mi sembra che addirittura Carchedi già prevedeva questa ammonizione o questa espulsione. E quindi al 18° del secondo tempo si mette malissimo per il Chiaravalle, che sotto di due gol, anche sotto di un uomo adesso per l'espulsione di un inguardabile, perdonateci, ma non abbiamo mai avuto peli sulla lingua e abbiamo sempre detto quello che pensavamo. Oggi davvero un Carchedi inguardabile in tutti i sensi, ha regalato un calcio di un gol al primo tempo a Quirino, si è fatto ammonire per un fallo, adesso si è fatto espellere quando la squadra si trovava addirittura nelle condizioni di poter cercare di recuperare lo svantaggio. E non sappiamo se da un giocatore esperto quale egli è, ci si debba aspettare un comportamento del genere. Adesso c'è il fuorigioco da parte di Macrillò e comunque stavamo dicendo il Chiaravalle ha tanto da recriminare sul comportamento di alcuni suoi giocatori. Segnatamente abbiamo già detto e non ci vogliamo più ripetere quelle di Carchedi, ma anche questo erroraccio di Garieri. Attenzione, Macrillò in aria, la palla recuperata e c'è calcio di rigore. Molto intelligente Iozzo ad andarsi a prendere questo calcio di rigore, girato di spalle, nulla poteva fare, è stato ingenuo questa volta il giocatore del Girifalco a toccarlo. Lui appena si è sentito toccato, giustamente è andato giù. E l'arbitro, il signor Gigliotti di Cosenza, che non vorrei a questo punto cercasse di bilanciare come è successo nel primo tempo, non assegnando il primo gol a Marra, segnandolo poi a Ghiozzo per un sospetto fuorigioco. Adesso avendo tolto Carchedi, non vorrei che volesse un po' bilanciare. Certamente l'arbitro quando cerca di bilanciare sbaglia due volte, non una volta. Comunque, fatto sta che noi siamo dei cronisti, dobbiamo raccontare quello che vediamo. Quello che abbiamo visto è che Iozzo è andato a terra, l'arbitro ha segnato il calcio di rigore a favore della squadra di casa, che ha l'opportunità a 25 minuti dalla fine di rientrare ad un gol di distanza. Parte Iozzo, siamo al 21°, vediamo Iozzo contro stranieri, batte Iozzo e spiazza stranieri 3-2. 21° del secondo tempo, ancora una volta Iozzo, questa volta su calcio di rigore e le due squadre tornano ad un gol di distanza, un gol ovviamente però sempre in vantaggio il Girifalco, un Girifalco che è anche in vantaggio di un uomo perché si è fatto espellere Carchedi. Adesso addirittura vediamo un 2 sarebbe un po' esagerato, un 3-3-3 quello del Chiaravalle, 2-4-3 sarebbe ancora peggio. E comunque fatto sta che il Chiaravalle deve tentarle tutte per cercare di recuperare questa gara. Riparte ancora il numero 10, Marra. Attenzione, ancora il pallone sulla area di rigore, di testa, recupera e rinvia Vitaliano. Poi il pallone, ancora il pallone laterale. Adesso si è galvanizzato il Chiaravalle da questo gol, da questo rigore, da questo 2-3. Ancora il numero 10 Marra sulla fascia sulla linea di fondo. E no, c'è la rimessa questa volta dalla parte del portiere Stranieri. L'arbitro era lì vicino, ha visto che è stato Marra a toccare per ultimo il pallone, assegna appunto la rimessa dal fondo. Stranieri lancio lungo per Sciabanna di testa, cerca di rilanciare, di allungare il pallone per la partenza di Conidi che però era troppo dietro e non riesce a raggiungere il pallone. Garieri si appresta al rinvio. Poi è Ferraina di testa che mette in fallo laterale. Mercurio. Mercurio verso Lombardi. Lombardi toccato da dietro da parte del numero 8 Valerio Vonella. Ancora Mercurio.
cortissimo questa volta il passaggio per Gambino e riparte il Girifalco e chiedeva il fallo con Idi da parte del... Attenzione, ammonizione sicuramente per Conidi che è andato, anzi no, per Touré che si è messo in mezzo al giocatore che lo stava superando ed è stato ammonito. Quindi anche per il Girifalco un ammonito, due purtroppo per la stessa persona, i cartellini gialli nel Chiaravalle, che poi non siamo molto sicuri se il secondo si è trattato per doppia ammonizione o addirittura per un rosso diretto. L'arbitro si è avvicinato a Carchetti sventolandogli direttamente il rosso, no? Non so se prima aveva provveduto al giallo, però fatto sta che il dato di fatto finale è che il Chiaravalle è in 10 uomini per l'espulsione del numero 6 Carchedi. Cerca di recuperare un po' di tempo Stranieri prima di rinviare il pallone. Ruffa anticipa. Attenzione che ancora una volta Vitaliano è bravissimo a fermare l'attacco del Chiaravalle. Poi Vonella per Burdino che non riesce a raccogliere questo pallone, anzi era Ferrai nel numero 3. Stranieri, attenzione che la palla vagante in area di rigore, poi è Touré che la libera, ma il Chiaravalle sta davvero premendo in 10 uomini nei confronti del Girifalco, sta cercando davvero di poter rimettere in discussione questa partita. Attenzione, c'è questa volta il fallo di Barra, ha alzato la palla molto alta sulla testa di Signorello che è stato colpito. Non c'è volontarietà da parte del giocatore numero 10 del Chiaravalle, fatto sta che il fallo c'è stato, l'arbitro non può esimersi dal fischiare il calcio di punizione. Per fortuna però entrano i sanitari, nel caso specifico Michele Cristoforo che oggi fa da massaggiatore in panchina. Sì, si allontana, per fortuna si rialza Signorello. Doloroso il fallo immediato, il colpo immediato. Viene accompagnato fuori il giocatore del Girifalco dai sanitari. Vediamo se deve rientrare subito. Può rientrare subito, sì, il numero 15, Signorello. La palla da questa parte per Conidi. Conidi controlla, guarda in avanti. Shaban nel numero 20 si porta la palla in avanti, controllato da Lombardi. Shaban opera il tiro e stavolta Guerrieri ci mette il corpo davanti oltre che le mani e controlla il pallone. Macrillò cerca di disturbare Vitaliano. Lombardi, però la palla finisce tra i piedi di Iozzo che è tornato all'indietro, adesso fa un pochettino da collante tra la difesa e l'attacco, scivola in area ma non c'è nulla questa volta, dice l'arbitro, e poi c'è il calcio di punizione a favore del Girifalco perché Ruffa commette fallo sul Conidi che era andato a recuperare il pallone all'altezza della sua area di rigore. Dicevamo del giocatore che era caduto in aria, Macrillò, però nulla, anzi Andreacchio per la precisione, però nulla di particolare perché l'arbitro addirittura non ha nemmeno segnalato di continuare il gioco, non c'è stato assolutamente nulla. Quirino non raccoglie il pallone, rinvia Mercurio, sicuramente uno dei più positivi Mercurio per quanto riguarda il Chiaravalle. Attenzione, ha sulla coscienza quel gol mancato nel primo tempo quando aveva avuto l'opportunità di battere di testa ed è stato bravo Stranieri a parare, ma poi ancora di più
quando poi il portiere del Girifalco gli ha letteralmente tolto dalla porta la possibilità del gol. Conidi dall'altra parte per Quirino, che non riesce a raggiungere il pallone, controllato da Mercurio stesso, di cui dicevamo bene prima, ha chiuso bene per il lancio nei confronti del numero 11 del Girifalco. Gambino per Mercurio, ribattuto il rilancio del numero 2 del Chiaravalle, la palla tra le mani sempre del giocatore in maglia giallonera. All'indietro per Lombardi per Ruffa. E allora c'è una correzione, chiediamo scusa, ma alla nostra linea, della nostra tabella, avevamo con il numero 18 Andreacchio. Adesso mi dicono che il numero 18 è Maida, quindi correggiamo, non ce ne voglia il giocatore del Chiaravalle. Ripeto, per quanto riguarda la nostra tabella, avevamo segnato con il numero 18 Andreacchio, anzi avevamo letto nella formazione proprio Andreacchio con il numero 18, però si vede che c'è stato un cambio di numerazione poi nell'entrare in campo. Quindi segnaliamo il numero 18, non è Andreacchio ma è Claudio Maida. E allora ribaltiamo alla nostra numerazione, 18 è Maida. Attenzione, il colpo di testa di Quirino. Trentesimo in questo momento. Macrillò per il Chiaravalle. No, sbaglia Macrillò. Eccolo Maida con il numero 18 che cerca di portarsi la palla in avanti. Touré commette fallo. Calcio di punizione per la squadra di casa. E allora è questo il numero 16, Andreacchi, che entra adesso in questo momento in campo. Vediamo chi esce. È uscito Marra, eccolo, vediamo lì in fondo. Siamo al 31° del secondo tempo. Entra il numero 16. Ed esce il numero 10, quindi questo numero 10, 16 è Andreacchi. Lancio in aria, poi la palla colpita di testa dai difensori del Girifalco. Si accontenta della ripresa con le mani Iozzo. Il lancio ancora in area di rigore, rinvia la difesa della squadra ospite esattamente con Vonella. Poi Gambino, ancora Vitaliano, lancio lungo, attenzione non riesce a recuperare ancora Vonella. Poi la palla ancora sulla fascia destra, cerca di lanciarsi da solo il giocatore del Chiaravalle. La palla esce fuori, Stranieri va a recuperare il pallone. Subisce il fallo, dice il direttore di gara, perché viene ostacolato nel momento in cui andava a prendere il pallone da Iozzo. In questi casi, come si sa, ormai viene avvantaggiata la difesa piuttosto che l'attacco, e a meno che non ci sia un evidentissimo fallo da parte del difensore nei confronti dell'attaccante, quando c'è incertezza si predilige recuperare il pallone a favore del giocatore in difesa. Stanno un po' a guardarsi, Vonella
E Touré se ne approfitta Lombardi per lanciare in avanti, ma ancora una volta viene fermato il pallone. Conidi anticipa Mercurio, Mercurio in avanti, ancora Vitaliano. Adesso c'è un po' di batte e ribatte da una parte e dall'altra. Si cerca di recuperare, si cerca di costruire, ma così non è. Attenzione che Quirino se ne va tutto da solo. È bravissimo questa volta Lombardi, che compie davvero un mezzo miracolo nel fermare il pallone che era destinato dall'altra parte a Quirino da parte di Conidi. E per fortuna del Girifalco in questo caso, del Chiaravalle in questo caso, chiedo scusa, l'azione non ha avuto seguito. Siamo esattamente al 34esimo del secondo tempo. A Chiaravalle, al Franco Maellare di Chiaravalle, Girifalco 3, Chiaravalle 2. Attenzione ancora Chaban, che cerca di portarsi avanti il pallone. La palla finisce in fallo laterale. Mercurio con Borrelli. Sono in pratica due i giocatori della difesa del Chiaravalle a dover fronteggiare i tre attaccanti, e questo è un grosso rischio per la squadra di Nicola Mantello, che peraltro d'altra parte, se vuole recuperare questa partita, deve rischiare tantissimo. E quindi il rischio, come poco fa per esempio, è quello di trovarsi un Quirino e Conidi liberi di poter fraseggiare e di portarsi a ridosso del portiere Guerrieri. Però ripeto, è un rischio calcolato, certamente non può fare di meglio perdere 3-2 o perdere 4-2, è meglio, certamente non cambia nulla, ma pareggiare 3-3 sarebbe assolutamente un punto da mettere in cascina. Il Gambino, il calcio di punizione. Poi eccolo Andreacchi che cerca di destreggiarsi, un funambolico il numero 16 del Chiaravalle, libera la squadra di casa, poi la palla ancora per Carchedi, chiedo scusa, per Gambino, che non riesce a colpire bene, sempre il numero 7 in avanti, poi all'indietro per Borrelli, Borrelli che cerca di liberarsi, dà la palla a Ruffa, Ruffa è diventato esterno, Borrelli è diventato centrale. Conidi, eccolo il rilancio di cui dicevamo. Mercurio deve stare attento perché è da solo contro Quirino, che rischia di rubargli il pallone. Per poco non lo fa. È bravo questa volta Guerrieri ad uscire. Vorella alza uno strano campanile che poi finisce tra i piedi dei giocatori del Chiaravalle. Lancio lungo in avanti per Macrillò, anticipato questa volta invece dal numero 7 del Girifalco Burdino, Iozzo. Ah, cercava di servire Macrillò, sbagliato il colpo da parte del capitano del Chiaravalle, e la rimessa con le mani affidata ai giocatori del Girifalco. 36esimo, 9 minuti al termine più l'eventuale recupero. Sciabanna se ne va tutto solo e ancora una volta Mercurio recupera davvero. Grandi interventi, attenzione che adesso è tutto solo. Quirino dall'altra parte si accontenta del calcio d'angolo. Stavo dicendo dei grandissimi rischi che si è preso Nicola Mantello nel lasciare da soli dietro due giocatori, Mercurio e Borrelli, con l'intervento ogni tanto sulla fascia di sinistra, ma più verso proiezione offensiva di Ruffa. E con questi giocatori c'è davvero un rischio di prendere il quarto gol. Attenzione, scambiano Quirino e Conidi, poi commette fallo il giocatore del Chiaravalle, che nulla poteva se non fermare l'attaccante del Girifalco, e il numero 16 Andreacchi, che ha commesso questo fallo. Vediamo se Quirino da quella parte, poco fa nel secondo tempo, Quirino ha colpito la parte alta della traversa e poi la palla è battuta sulla schiena di Guerrieri ed è finita in calcio d'angolo. Vediamo se aggiusterà la mira il numero 11 del Girifalco e vedremo come riuscirà ad opporsi questa volta il numero 1 di casa. Attenzione che c'è movimento in aria. No, stavolta è alto, stavolta è alto. Aveva tentato lo stesso tiro di poco fa. Quirino sul palo
vicino a Garrieri, però colpisce male questa volta e la palla finisce in fallo di fondo. Garrieri al rinvio lungo a centrocampo, vediamo Touré di testa per Chaban, per Domenico Conidi, attenzione che è ancora una volta, stavolta è Ruffa che fa un buonissimo intervento. Sono tre giocatori, Mercurio, Borrelli e Ruffa, che in tre occasioni diverse sono riusciti a fare degli interventi prodigiosi che non hanno consentito agli attaccanti del Girifalco di portarsi da soli in area a tu per tu con Garrieri. Adesso è rimasto a terra Touré per il gran correre, probabilmente ha avuto crampi il giocatore di colore della squadra ospite. Chiedono il cambio, Chaban fa segno alla panchina di Rondinelli che è necessario un cambio. Ha tutto l'interesse a perdere un po' di tempo, ovviamente la squadra ospite in vantaggio di un gol, di un uomo. C'è un'altra sostituzione, quindi siamo al quarantesimo del secondo tempo, dovrebbe uscire il numero 16 Touré ed entra il numero 23 Malang. Chaban prende proprio in braccio di peso Touré, lo porta fuori, è un bel gesto questo da parte del giocatore del Girifalco che dimostra di non voler perdere ulteriore tempo e consente alla propria squadra di effettuare questo cambio, non essendoci in questi casi la barella, ha fatto lui da portantino per il giocatore numero 16 Touré. Attenzione adesso il Chiaravalle, Conidi cerca di controllare il pallone, Iozzo lo manda in fallo laterale, si sta un po' sacrificando Iozzo sia per quanto riguarda l'attacco che il centrocampo. Adesso c'è un altro giocatore a terra, forse non so se ha subito un colpo alla nuca, dice Iozzo, si è lamentato con il numero 7 Burdino che è andato a raccogliere il pallone più lontano e non quello che era proprio a bordo campo. Piccoli accorgimenti da parte dei giocatori, obiettivamente dobbiamo dire che non dovremmo dirlo proprio noi, ma la televisione fa davvero tante volte troppo male per queste scopiazzature che ci sono da parte dei giocatori, da parte anche dei grandi, lo vediamo anche nei campionati maggiori, quello che succede quando c'è da recuperare un attimo, quando c'è da condizionare un arbitro con le continue proteste. Burdino per quanto riguarda il Girifalco, Conidi, ancora Burdino, tira, lancia in aria, attenzione Mercurio, non raccoglie Chaban, poi Lombardi, il rilancio da parte del Chiaravalle per Macrillò, tutto solo, va in aria Macrillò ed è bravissimo ancora una volta Stranieri a ribattere il tiro e poi completa il recupero il numero 15 Signorello per il calcio d'angolo. E attenzione che c'è ancora il Chiaravalle ed è stavolta il neo entrato Malanga a mandare fuori area, ma davvero Chiaravalle con le folate dei due giocatori, in questo caso era Gambino il numero 7 che nel secondo tempo in questa parte di gara sta facendo davvero tante azioni. Attenzione adesso a Chaban commette fallo nei confronti del numero 4 Lombardi,
Mercurio cerca di guadagnare qualche metro per battere questo calcio di punizione. Siamo al 43esimo in corso. 3-2 per il Girifalco, rinvia la squadra di Rondinelli. Quirino guadagna tempo, cerca di darla a Malanga, però ancora una volta la palla finisce tra i piedi del numero 11. Eccolo il servizio per Malanga. Lancio largo, lungo, esce benissimo stavolta Carrieri. Si impossessa del pallone, Macrillò lascia il pallone perché veniva da posizione irregolare. Iozzo non recupera il pallone, la palla finisce in fallo laterale, tocca proprio il capitano del Chiaravalle. Attenzione che la palla viene regalata dal giocatore, involontariamente ovviamente regalata dal giocatore del Girifalco. Ruffa col pallone tra le mani per la seconda volta consecutiva, eccolo ancora per Iozzo. Iozzo cerca di mandare la palla in aria, ancora il rinvio, adesso ancora un calcio, un fallo laterale, ancora Ruffa, questa volta sempre per Iozzo, da quella parte libera Vitaliano. E davvero i due capitani in questa volta a confronto, due capitani che cercano di portare avanti la propria squadra. Vonella per la squadra di casa cerca di liberare, lo fa molto bene, con calma, con attenzione. Mercurio ancora una volta su Quirino, ne ritarda la ripartenza, l'azione, poi lo ferma con un fallo, altro non poteva fare il numero 2 di casa. È difficile poter confrontarsi con un giocatore dalla capacità di dribbling del numero 11 del Girifalco, che è stato molto bravo davvero. In questo caso Mercurio, uno sicuramente dei migliori, se non in assoluto il migliore, insieme a Ghiozzo, certamente della squadra di casa. E adesso è Conidi, fuori gioco di Conidi, para in ogni caso Guerrieri. Attenzione, la palla deve essere ferma, sì, vediamo, l'arbitro la fa continuare, lo fa giocare. Malang, Vonella, Quirino. Lancio lungo per Chapan che non raccoglie il pallone. Ancora il lancio per la squadra di casa. Malanga adesso però non recupera il pallone. Bene il lancio per Macrillò sulla fascia di sinistra, inseguito da Burdino che gli mette il pallone. Vediamo se è fallo laterale o calcio d'angolo. Ne pare che sia angolo. Angolo, eccolo. Il settimo angolo per il Chiaravalle. Lancio proprio. Calcio d'angolo del Chiaravalle, lancio dall'altra parte dove si era andato a posizionare Iozzo, come sempre fa il capitano della squadra di casa, sui calci piazzati va dalla parte più lontana del campo, sulla fascia, sul secondo palo, a cercare di prendere una ribattuta, una spizzata o qualcosa del genere. Adesso c'è un calcio di punizione a favore sempre del Chiaravalle, la palla, anzi no, il fallo laterale, la palla era stata allontanata più che possibile dai giocatori del Girifalco, protestano quelli del Chiaravalle. Già finito il 45esimo, siamo già nel primo minuto di recupero. Io non ho visto se il direttore di gara ha segnalato il recupero, ma credo che non meno di 5 minuti, perché chiaramente in questi casi, attenzione che è bravo Borelli a tenere sulla ripartenza di Chaban. Il numero 3 rilancia in avanti per Ghiozzo che ferma il pallone, lo controlla, mette al centro, poi libera il numero 2, da questo punto di vista Palaia del Girifalco. C'è ancora un fallo e ammonizione per il numero 20. 5 minuti di recupero, ha detto il signor Gigliotti di Cosenza, l'avevamo preventivato che non meno di 5 minuti sicuramente, però già siamo al 47esimo, quindi sono già passati 2 minuti nel recupero e il Chiaravalle usufruisce di questo calcio di punizione. È stato ammonito il numero 20 Chaban per fallo nei confronti di ostruzione, più che altro nei confronti di un giocatore del Chiaravalle. Va Guerrieri, vorrebbe andare a battere il calcio di punizione, viene redarguito, viene allontanato, poi alla fine litigano i due giocatori, perdono tempo e va il numero 16 Andreacchi a battere questo calcio di punizione. In aria, colpo di testa e c'è il pareggio da parte del numero 3 Borelli.
al 48esimo del secondo tempo. Borelli pareggia per il Chiaravalle, un bellissimo gol, una bellissima punizione del numero 16 Andreacchi, con il colpo di testa di Borelli, la smanacciata di Stranieri che era leggermente avanzato rispetto alla posizione della linea di porta, e il gol del pareggio da parte del Chiaravalle. Adesso tutti stremati a terra i giocatori di casa, davvero ammonito mi pare Mercurio, forse non so per quale motivo avrà avuto una reazione esagerata per quanto riguarda la segnatura del gol, del pareggio, e quindi 3-3, un Chiaravalle epico. È per terra Iozzo con i crampi, è stanco, stanchissimo, di esperienza anche lui. No, dici un giorno hai portato un cavaliere, rigore ci mette il numero. Purtroppo chiedo scusa, ma qualche volta quando cerchi di fare un buon lavoro chiaramente qualcuno non è dello stesso avviso, e non ho capito perché, ma nella formazione che io avevo avuto all'inizio della partita io avevo segnato, mi è stato dettato addirittura numero 2 del Chiaravalle Mercurio. Adesso a fine partita al 90esimo vengo a sapere, nel momento in cui viene ammonito, che è De Giorgio. E allora io devo chiedere scusa ai nostri telespettatori. Eccolo il numero 2, De Giorgio del Chiaravalle. Le distinte erano state consegnate in questo modo, e mentre siamo sicuri sulla formazione del Girifalco, perché Cristoforo è stato, attenzione ancora una volta Chiaravalle in avanti, e adesso c'è ancora un calcio d'angolo. E beh, stavo dicendo, siamo sicuri sulla formazione del Chiaravalle, che del Girifalco, che ci è stata consegnata direttamente da Cristoforo, e quindi abbiamo tutta la numerazione completa. Quella del Chiaravalle, per qualche errore di scrittura, di trascrizione, non so, io a questo punto non so più cosa dire, ci ha portato nelle condizioni di dire, ecco che è finita in questo momento la partita. Io obiettivamente chiedo scusa, spero che la telecronaca non abbia inficiato nulla. So che è strano, un giocatore chiaramente si vede nominato in un modo piuttosto che in un altro, e invece così non è. E allora fatto sta che il giocatore del Chiaravalle è De Giorgio, ecco, e quindi io devo assolutamente chiedere scusa ai giocatori del Chiaravalle. Comunque alla fine la partita è finita 3-3, i gol segnati al 24esimo Conidi, al 29esimo Quirino per il Girifalco, accorciato Iozzo al 35esimo, nel secondo tempo Vonella per il 3-1 del Girifalco, e poi al 21esimo Iozzo su calcio di rigore, al 48esimo Borelli per quanto riguarda la squadra di casa. È tutto dal Franco Maellare di Chiaravalle. Adesso le squadre vanno, alla squadra di casa va a salutare i propri tifosi. Noi vi salutiamo da Fausto Varano, un grazie, un appuntamento, un arrivederci alle prossime trasmissioni, con l'assistenza tecnica di Sasà Iapello. Grazie e buon rivederci con le trasmissioni di Soverato 1 TV.